stata una città prosperosa, una città che non ha avuto aiuto dall'esterno, una città la cui economia è stata sempre fondata sulla operatività dei cittadini. Non ci sono state grandi risorse pubbliche o industrie di Stato che consentivano di mandare avanti l'economia del paese. Vedere un paese che per anni, soprattutto dal dopoguerra in avanti, ha primeggiato su tutta la ionica, non per un fatto di avere un ruolo di prima donna, ma comunque veniva portata ad esempio di operatività e di produzione, in pochi anni si è ridotto all'ultimo posto e contro sostanzialmente il volere dei stessi cittadini. È stata una scelta ponderata, non fatta con semplicità, questa di proporre la candidatura della mia persona a sindaco. È stato un pizzico di orgoglio personale che sostanzialmente ritengo sia in sintonia con l'orgoglio dei cittadini. L'obiettivo nostro è di dimostrare a chi sta a livelli superiori, a chi è lontano dalla realtà calabrese, dalla realtà meridionale in genere, che nel mezzogiorno, se si trova il giusto sistema di parlare con i cittadini, ci sono le condizioni per poter mettere in piedi anche una buona amministrazione. Sono convinto che per i problemi che ci sono, per le cose che ho visto, sostanzialmente possiamo accendere la speranza nei cittadini, rilanciare l'amministrazione comunale, ma soprattutto preparare in questi 5 anni una nuova classe che dovrà sviluppare le potenzialità che ci sono in questo territorio. Mi riferisco a Salerno e mi riferisco a tutta la Locra, che ha la necessità di avere un'attenzione particolare per uscire dall'isolamento in cui ci si trova.